Terza pagina oggi inizia da Firenze, dove riparte una casa editrice storica di grande rilevanza nella storia editoriale del nostro paese. La Vallecchi, fondata nel 1913, è stata acquisita dall'imprenditore Manlio Maggioli, che punta su un ampio programma di rilancio. Oltre alla narrativa e alla saggistica, spazio infatti anche alla poesia. A mo' di presentazione ecco due titoli storici riproposti dal catalogo dell'editrice: Il figlio del farmacista di Mario Tobino, pubblicato per la prima volta nel 1942, e Dante, nostro padre, di Marcello Veneziani. Piano piano i negozi divennero 3, poi 5, poi 8, insomma si ingrandirono moltissimo. Una storia gloriosa che passa da Richard Strauss a Vasco Rossi e prende il via 160 anni fa a Napoli, da un negozio di strumenti musicali frequentato tra gli altri anche da Pietro Mascagni, proprietaria la famiglia Curci, che nel Novecento compie la svolta attraverso l'editoria. Si stampano spartiti, libri di tecnica musicale e non solo. Si studiò di fare una piccola saletta, che venne chiamata Saletta Bianca, in cui gli autori più importanti e anche i meno noti e più giovani potevano andare lì, suonare davanti a delle persone competenti, e addirittura nel 1909 ci venne Strauss. La metà del secolo scorso segna l'avvio di una nuova straordinaria attività collaterale. Nel 58 mio padre, anni prima, scoprì Modugno, lo portò a Sanremo con Nel Blu, ma dovette cedere il master, cioè la parte discografica, alla Phonit, perché noi non avevamo un'etichetta discografica. Il successo fu talmente grande ed enorme in tutto il mondo che mio padre disse: ma perché allora non fare anche noi un'etichetta discografica? E così fondammo nel 1959 Carosello. Felice di stare lassù. Lugano, addio! Pino Donaggio, Astor Piazzolla, Toto Cutugno, Ivan Graziani e moltissimi altri saranno i grandi nomi della Carosello Records. Una storia che sembra un romanzo partito da Napoli e che oggi è ambientato a Milano. E chissà, domani, dove approderà. Che fai rumore qui! L'anno scorso abbiamo vinto con Diodato, che era dal 1980, che noi come discografia non vincevamo Sanremo.